Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, ebbene sì, io e il mio fidanzato ci trasferiamo finalmente. Noi stavamo in un monolocale e finalmente abbiamo deciso di allargarci un pochettino e andare in un bilocale. Quindi al 1° novembre saremo in questo bilocale e voglio portarvi in tutto il processo del trasferimento, acquisti da IKEA e tutte queste cose qui. Quindi da oggi iniziamo a portare le prime cose che non ci servono in questi 10 giorni, diciamo, perché oggi è 16. Sempre 19. No, 19. Bene, perfetto, oggi è 19 e iniziamo a portare qualcosina e andiamo di che a comprare i piatti, tutte queste cose, quindi vi porterò con me. Questa è una situazione un po' improponibile, non abbiamo scatoloni ma useremo le valigie che svuoteremo, ce n'è anche ancora nel baule. Perfetto, ti senti carico? Voglio. Questa è la soluzione, sì, la situazione del baule. Perfetto, primo giorno level pro. Ok, abbiamo appoggiato tutte le valigie, ora abbandoniamo un po' qui e niente, ora andiamo a farci un giro lì che poi torniamo più tardi per sistemare le cose. Cerco di non farvi vedere troppo perché poi vi faccio l'on tour quando abbiamo sistemato un pochino tutto. IKEA, arriviamo. Ingegnere ha composto il nostro carrello, siamo pronti. All'attacco! Direzione. Ma che angolino super cute! Gliel'ha detto poi avanti. Che gliel'ha detto? Penso che va domani. C'è pure il calendario dell'avvento, ma sono tutti cioccolatini. Sto scegliendo la libreria, c'è Gatsby a 25 euro, che è fatto così. Questa è la mano per avere una proporzione, che è piccolina, ma secondo me mi basta. Ho pensato uno scaffale per ogni anno dell'università, perché io non li vendo, primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, così mi stanno tutti i libri. Perché poi c'è anche Billy, che è così, e a me piaceva bianca, solamente che non è più disponibile, era molto più grande, però non so neanche se mi serve tutto questo spazio. Mado, stupenda. Il carrello aumenta. Ma ancora non vi farò vedere, solo qualche spoiler. Bene. Ci siamo. Stiamo aspettando qua alle casse e poi abbiamo già addocchiato il panino vegetariano, questo qua, a 50 centesimi. Chissà quanti ne prenderemo. Alla fine eccoci qua, l'abbiamo preso a portar via così raggiungiamo Simba a casa, che poverino, non c'è nessuno, quindi me la tolgo. Poverino è a casa da un po' di ore. Alla fine abbiamo preso un panzerotto pomodoro e mozzarella, 2 patatine fritte e 2 hot dog vegetariani a testa. Quindi ecco qua la nostra cena che a casa ci scalderemo. Ora vediamo se mangiarla a casa quella nuova mentre sistemiamo le cose, oppure se mangiarla alla casetta di adesso. E boh, qua c'è un Daniele che sta sistemando le cose. Abbiamo la libreria che non è più Billy, però com'è che si chiama questa? Simbi. No, si chiama Simbi, come Simba. Gatsby si chiama, qualcosa del genere. E la stiamo posizionando in macchina. Ecco qua. Bene, ci dovremmo mettere in mezzo ai nostri sedini, mi sa. Senza mi sa. C'è un odorino buonissimo che viene nel sacchetto, non potete capire. Dobbiamo anche tutta altra roba qui. Questo è vuoto, però veloce veloce. Poi vi farò un haul. Ecco qua, macchina al completo. Si parte. Non abbiamo resistito, stiamo già iniziando a mangiare delle patatine in macchina. Buongiorno, buongiorno. Amore, amore. Sì. Sì, amore mio. Cos'è? Simba? 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 Chi è stato là? Cosa hai fatto? Simba, vieni. Vieni qua. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Eh? Cosa hai fatto? No, cattivo. Non si buttano tutti i vestiti giù. E poi cosa ha combinato? Mi ha rotto la tazzina che mi avevi regalato. No, era già rotta quella. No, quella così. Buon appetito! Siamo venuti qua a casetta nuova. Simba sta ispezionando tutto. Per ora abbiamo lasciato tutto un po' qua. E poi domani con calma sistemiamo perché è tardissimo. E bom, questo è quanto. Vero Cimbi? Ti piace mamma casa nuova? Ti piace? Ti piace? Sì, sì, mami. Sì, mami. Oggi è il 21
ottobre, ce l'ho fatta, 2020, beh, oh, fino lì c'è brava. E noi siamo tornati qua a sistemare, non voglio spoilerarvi dove mi metto, metto sul muro. Ok, siamo venuti qua a sistemare le cosine che abbiamo portato per voi 2 secondi fa, per noi 2 giorni fa. E niente, io approfitto qua per concludere il video, perché se vi faccio vedere come sistemo le cose, vi faccio già praticamente vedere tutta la casa, invece voglio aspettare per farvi un tour quando sarà tutto bello e a posto. Aspettatevi prestissimo il video all'IKEA, grazie mille per aver visto questo video, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci sentiamo prestissimo. Ciao!